Lo scopo di questo corso, come vi dicevo, è proprio quello di fornirvi delle conoscenze anatomiche che vi permettano di localizzare con maggiore precisione i punti o le aree che voi volete andare a trattare quando impostate un trattamento di medicina cinese. E quindi iniziamo a parlare di anatomia dal generale. Per iniziare a parlare di anatomia in generale, sappiamo che l'anatomia ha una posizione di riferimento, che è la posizione anatomica. Nella posizione anatomica si fa riferimento alla persona in piedi con i palmi delle mani rivolti in avanti. Su questi piani avvengono dei movimenti. Sul piano sagittale, quindi quello che mi attraversa da davanti a dietro, avvengono in genere i movimenti di flessione e di estensione. Mentre sul piano frontale o coronale, che era quel piano azzurro che mi divideva in una parte anteriore e una parte posteriore, sul piano frontale o coronale, se notate, le mie mani scivolano su questo piano ideale, avvengono dei movimenti di abduzione, cioè di allontanamento, e di adduzione, ovvero di avvicinamento. Non so se vi è chiaro il movimento, sto descrivendo movimenti che avvengono sui piani. Il piano sagittale è questo, quindi su questo piano io faccio questi movimenti di flessione e di estensione. Sul piano coronale posso allontanare o avvicinare o inclinare determinate strutture. Invece sul piano orizzontale o trasversale in genere avvengono dei movimenti rotazionali. Ad esempio, sul piano orizzontale possono avvenire dei movimenti di rotazione della spalla o di rotazione dell'anca, rispetto sempre al piano orizzontale a cui fanno riferimento. Quindi le rotazioni avvengono sul piano orizzontale. Esistono altri movimenti nel corpo che avvengono soltanto a livello dell'articolazione della spalla e dell'anca. L'articolazione della spalla e dell'anca sono due articolazioni sferiche, quasi rotonde. Proprio in virtù della loro forma, l'articolazione della spalla e dell'anca permettono i movimenti di circonduzione. Però solo a livello di spalla e dell'anca. Adesso vi faccio vedere cosa può essere considerato erroneamente una circonduzione, spalla e anca. Faccio ruotare il polso, dico questa è una circonduzione. No, sto associando movimento di flessione, supinazione, dopo vediamo cos'è del polso, movimento di estensione e di pronazione. Sto combinando il movimento dell'avambraccio con quello del polso. Vedremo dopo che il polso fa soltanto questo. L'avambraccio fa anche questo. Ciò che io sto vedendo non è una circonduzione del polso, ma sta associando movimenti di flesso e estensione del polso a movimenti di prono-supinazione dell'avambraccio. Strettamente legati ai muscoli sono i tendini. Che cosa sono i tendini? I tendini sono delle strutture fibroelastiche che connettono i muscoli allo scheletro. Quindi adesso vedremo qual è la differenza tra un legamento ed un tendine, sono strutture completamente diverse. Quindi i tendini fanno parte dei muscoli, sono strutture fibrose e così le palperemo come strutture fibrose, ma anche elastiche, che connettono i muscoli allo scheletro. E quindi è la presenza del tendine che permette al muscolo di muovere lo scheletro. I muscoli quindi non si inseriscono direttamente sulle ossa, ma i muscoli si inseriscono sulle ossa attraverso i tendini. Come al solito prendiamo l'esempio del bicipite. Allora avremo due tendini. Un tendine che definirò prossimale, ad esempio, e un tendine che definirò distale. In quell'immagine state osservando un piede visto da dietro, nell'immagine superiore, state osservando il tendine di Achille che connette i muscoli del polpaccio al calcagno e quindi permette il movimento del piede in determinate direzioni. Completamente diverso invece è il legamento. Il legamento e il tendine sono comunque dei tessuti fibrosi, dei tessuti connettivi, cioè che mettono assieme determinate strutture. Ma dal punto di vista anatomico, i legamenti, il sistema dei legamenti in genere sta sotto il sistema dei tendini, perché i legamenti sono degli ispessimenti, dei manicotti fibrosi,
che avvolgono i capi ossei, in cui loro si stanno articolando. Quindi i legamenti sono gli spessimenti di manicotti fibrosi, questi manicotti fibrosi sono definiti capsule articolari. Le capsule articolari sono i manicotti fibrosi che avvolgono le ossa nei loro punti di articolazione.